Allora, vi racconto questa avventura che ho avuto nel Franco quando avevo le api, avevo un po' di api lì, quindi ero mascherato da apicoltore. E a un certo punto pensavo, mentre lavoravo, al film che la sera prima avevo visto in televisione, Le cronache di Narnia, e pensavo proprio ai fauni, a questi esseri mitologici. A un certo punto ero con le api, lavoravo, mi giro e dietro un cespuglio di cisto, altezza uomo, c'era un muflone maschio e mi guardava così, mi asciava a due metri, tre metri, così. Che mi sembrava un fauno, perché io vedevo il collo, diciamo, e la testa, era alto come me a momenti, era sopra un sasso. E niente, ci siamo guardati, così, mi ha sbattuto le orecchiette e poi è scappato. Adesso andava a vedere dove andava, ha fatto una corsa verso la strada, verso le casacce più avanti, un centinaio di metri, poi tornato indietro e mi ha schivato, ma senza, io sono stato immobile, ho detto così, ci siamo salutati e questa è un incontro magico, più magico che ho avuto col muflone. Mi è capitato più volte in questi sentieri di incrociare dei mufloni. Proprio qui, una volta pensavo di aver sentito dei rumori, pensavo un gatto, e invece mi si è palesata una bellissima femmina di muflone. In alcuni sentieri qua vicino, un'altra volta un maschio. Sono esperienze uniche nel loro genere perché ti colgono alla sprovvista, e questi animali sono bellissimi, sono unici e molto particolari. Sarebbe bello che esperienze del genere si palesassero e accadessero anche nel futuro. Sono circa 10 anni, anche qualcosa di più, che frequento l'isola e mi è capitato in qualche caso di incrociare questi bellissimi animali che sono i mufloni, che per me sono diventati quasi una mascotte per l'isola, un simbolo. La prima volta, mi ricordo, una decina d'anni fa, è stato quasi un incontro un po' pauroso per me, perché non conoscevo questi animali, non sapevo nemmeno della loro presenza. Successivamente invece me li sono trovati proprio davanti e ho avuto una sensazione di dolcezza, di pace, di tranquillità, come se fossero da sempre parte di questo meraviglioso luogo. E quando ero piccolina, i miei compagni di classe del Castello del Campese, io abitavo al porto, mi raccontavano delle loro avventure, del fatto che andassero in giro a fare le casette e del fatto che loro andavano sempre alla ricerca di questi mufloni, che per noi erano diventati un po' un animale mitologico. E io ero così invidiosa, perché al porto il massimo che potevo vedere era un gabbiano. E crescendo poi io ho iniziato a mia volta ad andare a giro per l'isola, addirittura a seguire le impronte di questi animali cercando di avvistarne qualcuno, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Poi da un anno a questa parte, per la pandemia, sono rimasta a vivere al Giglio, stabilmente di nuovo, finalmente, ho detto finalmente vedrò un muflone. Ho iniziato a seguire i video delle persone che li avvistavano, andavo di corsa a cercare di vederne uno anch'io, ma tutte le volte non c'era verso di vederne uno. E se ora me li portano via, io non li potrò mai più vedere.